Eder. Mech. Pallister. Durante la prima visita di Valeria Bartolucci al marito Luis da Silva in carcere a Rimini come indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. La polizia penitenziaria ha sequestrato una lunga lettera in cui l'uomo chiede scusa alla moglie per quello che ha fatto. La lettera appallottolata e occultata in maniera superficiale è stata rinvenuta dagli agenti della penitenziaria durante le perquisizioni effettuate di prassi per le visite ai ristretti. La lettera ha una grossa valenza investigativa secondo chi sta indagando sull'omicidio della 78enne testimone di Geova. Nel pizzino sequestrato dalla polizia penitenziaria, Luis da Silva chiederebbe scusa alla moglie per quello che ha fatto. Il dato riveste importanza per le indagini visto che da Silva non si è mai dichiarato innocente, personalmente se non per voce del difensore, l'avvocato Riario Fabbri e la moglie Valeria Bartolucci. Neanche durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, Vinicio Cantarini, il 34enne senegalese, si è detto innocente, preferendo invece la scena muta. Nella lettera indirizzata alla moglie dice di provare vergogna e che è dispiaciuto per ciò che ha fatto, ma dice anche di essere sicuro che la moglie sarà forte insieme a lui. Per non creare malintesi come nel caso della conversazione tra lui e Emanuele del 4 ottobre, sarebbe interessante capire se lui si scusa dell'ipotetico omicidio o se si scusa con Valeria, come io credo, delle corna. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.